Wahey Kuch, ben ritrovati dal vostro Nerdlink 91 su Yo-Kai Watch 3. Siamo a piano terra della Torre Papa Atrio, quindi insomma... bisogna salire. Dobbiamo farci tutti quanti i piani di questa dannatissima torre. Ovviamente sono tutti quanti... Ok, casuali. Sì, volevo davvero. Quelli più scuri sono i piani più importanti. Beh, non tutti però. Mentre gli altri piani possono essere o vuoti o avere una lotta da affrontare. E se è la stessa cosa di Sushi e Tempura, bisogna farle per forza le lotte e non sono skippabili. Quindi io preferirei evitare se posso, però vediamo un po' come vanno le cose. Un attimo, percepisco la presenza di uno yokai nelle vicinanze. Giusto, siete arrivati al piano pericoloso. Sconfiggere tutti gli yokai su questo piano e potrete riutilizzare la ruota. Eccolo, esattamente quello che volevo evitare. Però questi piani sono abbastanza carini, devo ammettere. Sono belli. È come se fossero tanti uffici o tante stanze abitabili. Molto carini. Quindi una volta completato posso tornare dentro l'ascensore. Mi sto annoiando qui, perciò accomodatevi. Ma questo qui meno parla meglio è. Sinceramente, gira un po' sta ruota. Oh, uno dei piani importanti allora. Buono. Penso che bisogna farli tutti. Io mi ricordo di averli fatti tutti praticamente su Sushi. Ed è una noia mortale. Ecco, posso riprendermi. Ok. Questo cos'è? Un bosco? Sì. Piano onirico, bosco, non raccogliete le piante. Dog, siamo in un bosco, com'è reale. Mi ricorda il bosco tetro di Arachidia. Ascoltatemi bene se volete completare questo piano. Questo piano consiste in un bosco avvolto nella nebbia. Dovete trovarmi giocando la chiapparella. In bocca al lupo. La chiapparella? Sembra divertente. Riflettici meglio, sono l'ultimo modello di tecnologia ansiogena e posso diventare invisibile. Cosa? Scherzavo. Da quando i robot possono mentire? Non era una bugia, era uno scherzo. Avvio in corso, provate a prendermi. Tu inizi a nasconderti, Nobot. Sì. Già là vedo robe che non mi piacciono. Prendi un momento 3 minuti. Già l'ho visto, ma più che altro sarei interessato a quello che c'è qui, ragazzi. Sembrerebbe il set che hanno usato per Blasters, ma non ne sono tanto sicuro. Allora, mo dove è andato quello? Preso! Non pensavi, invece? Mi avete preso. Insomma, piano onirico, prendere e giocare da chiapparella con questo tizio è un po' palloso, però... Mi sono mosso, questo comporta già uno sforzo. Eh sì, Whisper. Che poi Whisper in realtà non è neanche il mio valletto, perché ho Nicolumbus come valletto micellano, quindi... Obiettivo piano onirico bosco, meno male. E uno. È completato, ne mancano altri 6. Ci vorrà un po'. E infatti devo attaccare un altro piano scrauso. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Non posso cascare in questo gioco, semplicemente facendo così. Cribbio. Cosa ci aspetta ora? Piano onirico. Ah, ok. Fuoco, non perdete tempo. Per 1000 giravolte che è tutto in fiamme. Ma tutto a fuoco, che facciamo? Che facciamo? Il Papa Padrino ha creato questo piano per riprodurre il grande fuoco. Essendo il piano del fuoco, ovviamente è tutto in fiamme. Per quale motivo il Papa Padrino ha ricreato il fuoco? E che ne so? Giustamente, che ne so? Avete capito che non avete tempo di stare qui a chiacchierare, vero?
A meno che non vogliate abbrustolire, vi consiglio di scappare finché potete. Se ci riuscirete, ovviamente completerete questo piano. Dobbiamo sbrigarci. Veloci, muoviamoci. Wow. Qui brucia tutto. E ovviamente ci sono i pezzettini di cacca che fanno scorrere il tempo. No. Per fortuna non fanno scorrere il tempo le lotte. Ottimo, continuiamo, non perdiamo tempo. Ok, la mappa di sotto è molto utile perché ti dice dove andare. Ma qui veramente è ah no, qua sopra. Mio Dio, che ciecato. Oppa, l'ha fregato. Non puoi seguirmi qui. Ah, però questo può... Cos'è questo? Un altro di quelli? Statichello? Statichello. Sarà un po' statichello forse. Oh mio Dio, come l'ho bruciato male. Attacco di Shibanyan 7. Wow, sta arrivando a livelli davvero alti. Però per fuggire da qui avrei bisogno di un carrello. Che non ho preso. Riproviamoci un po' ora. Ma perché non l'ho preso? Lo sapevo che dovevo prenderlo. Te lo faceva anche vedere, era ovvio, no? Andre Link, dai pure tu. Ecco fatto, ci siamo quasi ora, dai. Ma come ho fatto a non ricordarmi che devo andare col carrello? Mamma mia, che tonto. Ce l'avete fatta, bravi suppongo. Sì. Ce l'abbiamo fatta, fratello. Per mille gira volte, che felicità. Suppongo che abbiate completato il piano onirico con fuoco. Evviva! Ottimo lavoro, Andrea, sei grande. Grazie, me lo dicono anche i miei iscritti. Pom. Due piani onirici così di fila mi sorprende. Mi fa ben sperare. Dovrei sperare? Non credo. Non ci tornerò mai più. Vai con la ruota? 13. Giro, giro tondo. Sarà da lottare qui? No, un altro piano onirico. Wow. Non dimenticate di pulirvi le scarpe. Ma che diamine, quella è la superficie lunare, com'è possibile? Ehi, niente male, tutte le ambientazioni sono così curate. Questo piano rappresenta la giovinezza del Papa Pagino, 555 anni fa, quando è stato bandito nello spazio a vagare da solo nel vuoto. Ha creato questo piano per non dimenticare il dolore di quei giorni. Perché non deve dimenticare il dolore? Quindi ogni piano ha un significato dietro. Ora devo andare a prepararmi. Vi aspetterò, non metteteci troppo. Devo per forza fare la voce robotica? Sì, per forza. Ehi, aspetta, non puoi mollarci, sei la nostra guida. Inseguiamolo. Ah, ma ci sono yokai cattivelli anche qui intorno. Perché? Non avete niente di meglio da fare voi nella vita? Che seccatori. Ce ne avete messo di tempo, caspita. Che intendevi per prepararti? Per cosa ti devi preparare? Allora prestavate attenzione. Beh, spiacente. Perché mi stavo preparando a sconfiggervi? Elimina! Ah, di tutte le funzioni, Yopplebot ha scelto proprio questa! Se volete completare il piano dopo di sconfiggermi. Ha cambiato anche voce nel frattempo. Un po' di mal di gola aveva. E vai, una boss! Vero! No, yeah! Quelle che piacciono a me proprio, eh! No, no, ma le odio. Vai con i Kienzan di Krillin. Dai che lo sto andando bene. Pa! E invece no. Poi c'ha la mano qui, no? Sul cuore, quasi. Mancato come? Ma ti pozza magna i circuiti.
non c'era la guardella nella posta lì perché non ha. Non è umano, quindi. Maledetto che mi fa attaccare i compagni. Non lo curiamo. Oh, al primo tentativo. Grande. Ma quei missili lì sospesi? Ecco, ci bagna, allora ci si sposta. Ah, ma è incantato? No, no. Non so che cosa... Forse quei missili cascano ad un certo punto, cascano. Però io mi ricordo i posti in cui dovevano cascare. Mi ricordo quali erano i posti segnati, quindi siete fregati voi, eh. Non di certo non io. Non lo faccio ancora attaccare, perché attacco prima io. Niente, sempre la medaglia danzerina c'ha sto coso. Volevo andare con Generoso, tanto per cambiare, ma niente. Pozza, raia. Non so se i missili sono buggati o altro, ma... Mi sa che sono buggati quelli, allora! Oh, sono riuscito a far buggare il gioco! Ma quanto sono bravo! Ne faccio davvero pochi, dato che lui è... c'è una medaglia che va in tutte le direzioni create dall'uomo. A volte stanno fermi, alcuni invece proprio si muovono. Non c'hanno mezze misure. Ovviamente ha preso Leon Guista. E ha fatto pure un bel po' di danni. A posto ragazzi, un paio di attacchi e ci siamo. L'ultimo. Yes. E Nobot è andato. Tanti cari saluti, quelli che continuano a girare nell'aire. Mi dispiace per voi. Ma è così che va la vita. Si bugga il gioco, va attaccate. Oh, Isfera Mega. Oh, quanto sei bravo il gioco. Così mi piaci. Impossibile, mi avete sconfitto davvero. Ah, non mi aspettavo questa battaglia. Ma tu non hai fatto niente? Sono con Andrea, con me stesso. Suppongo che avete completato il piano Niri con Luna. Super, ottimo lavoro. È bello come loro sappiano di essere Blasters, ma non sappiano di essere stati sulla Luna. Anche se l'aggiornamento conigli, armata del coniglio sulla Luna è uscito subitissimo dopo, poco dopo, in Giappone intendo, poco dopo il primo Blasters appunto. E c'è un Blasters che noi non avremo mai probabilmente, che è Orco di Ferro, non so di preciso la traduzione italiana come sarebbe. Però se non sbaglio è Iron Oni, che appunto sta ad indicare Orco di Ferro, o Demone di Ferro, però in questo caso Oni è inteso come Orco. E quindi non l'avremo mai probabilmente. No, ti potevi fermare uno prima. È un'esclusiva giapponese e noi non l'avremmo mai. Ci sono alcuni yokai particolari che sono solo per quel gioco, che però comunque sia possiamo trovare, mi sembra, su Wibble Wobble. Ma non ricordo bene, però... potrebbero trovarsi anche su Wibble Wobble o Puni Puni, che dir si voglia.
Ah, no, un piano normale di quelli che bisogna affrontare le sfide per uscire. Oh, finalmente qualcosa di diverso. Gli ultimi piani sono stati di sole e lotte. E questa qua ho già capito che cosa è. Ed è stupendo. Piano onirico, oro, vietato scattare foto. Non ci credo, il teatro è vicino a Ermionia. Wow, la riproduzione è esatta, lo so bene, ho ballato là. Esatto, è il teatro delle vicine Armionia. Vi chiederete perché sia qui. Il Papa Pagino è da sempre un loro grande fan. Tanto da voler ricreare il loro teatro con estrema accuratezza. Che? Il Papa Parino è un fan delle vicine Armionia? A buon gusto! Se gli piacciono le vicine Armionia non può essere così cattivo. Credo di averlo giudicato male, magari possiamo essere amici. Già. Credo proprio di no! Se te ne fossi dimenticato il tizio che sta causando tutti questi problemi! Le regole per completare questo piano sono molto semplici. Uscite dal teatro e fate la mossa Armionia. La che? Oh, sfida accettata, Nobot. Resterai di stucco. Luna, contiamo su di te. Che vai bladerando? Vieni anche tu, Andrea. Sul serio, Andrea, non ti puoi perdere un'esperienza simile. Ah, penso proprio di sì, invece. Preparatevi per fare ciò che dovete fare. Venite a parlarmi quando avrete finito. L'ho giocata con Andrea questa parte l'altra volta, quindi vediamo un po' se con Luna. Ah no, no, no invece, ci teletrasporta qui. Hanno pensato davvero a tutto pur di non farti giocare con Luna. Tanto poi Luna avrà il suo bel screen time quando andremo a fare il campo di grano infinito. Quindi insomma avrà il modo anche lei di apparire in schermo. E l'altra volta non l'ho cambiata, sì, purtroppo mi sono accorto dopo dell'errore, ma ho fatto anche notare che avrà il suo bel screen time quando vorrà. Penso che siamo pronti, è un minigioco. Vuoi ballare? Mica tanto. Però è un bel minigioco. Due? Per due sole. Mi butto dal balcone, se permettete. Carate sipario. Quindi che ne pensi, una botta non siamo tagliati per il mondo dello spettacolo? Sapete perché qualche volta ho sbagliato le altre volte? Perché guardavo lo schermo qui. La capture card ha 2 decimi di secondo di scarto dal gioco al schermo del computer. E quindi anche 2 decimi di secondo fanno tanto, e per questo le altre volte sbagliavo. Invece stavolta ho guardato benissimo qua lo schermo del 2DS, e però ho sbagliato perché il pennino mi dava fastidio. Io purtroppo mi perdo sempre l'altro pennino, non riesco mai a trovarlo. Secondo te il ballo è sufficiente, ma non ho opinione al riguardo perché sono un robot. E infatti gli stavo dando la voce normale, vedi? Me l'ero già dimenticato. Ma sembra che abbiate completato il piano onirico, oro. Dopo quello spettacolo atroce? Siamo tutti d'accordo di non parlare mai più di ciò che è appena successo? Ho solo sbagliato 2 passi, che sarà mai?
Alright, ma calmati, non hai niente di cui vergognarti. Sei un ballerino nato. Muovi i piedi come un piccolo cervo che sta imparando a camminare. Che analogia interessante. Togliti questo rasetto dalla faccia, hai poco da prendere in giro. Ma Andrea, sembrava ti stessi divertendo comunque. C'è venuta voglia di ballare con te. Grazie, credo. Luna, sei stato mionnifico. Sembravi un vero fan. Luna, sei stato vero. E mionnifico. Va bene. Sì, sì, dai, ma il vero concerto, non quello immaginario. Andranno a concerto insieme Gibania e Luna. Armionia o Armionia? Decidetevi. Non ne posso più di questo strazio. Per favore, andiamocene. Andiamocene. Oh, lo strazio lo devo subire io che devo leggere quello, le stupidaggini. Stavo per dire un'altra parola, ma dopo bollino giallo e allora no. Tre biglietti musicali che li sto collezionando. Voglio poi alla fine del gioco comunque sia, voglio sbloccare tutte quante le musiche, perché sono davvero carine alcune. C'è già chi le ha messe tutte quante su YouTube, ma alcune hanno un audio pessimo e quindi... Attenzione. Attenzione, questo ragazzo è bello. Questo è davvero bello. Ma se io andassi di qua, per esempio... Ah, l'ha chiuso, ok. Il deserto. Vediamo un po' cosa c'è da fare, perché l'altra volta non l'ho capito. L'ho completato, ma non so come. Piano nerico sole, non deludete i pony. Per mille giravolte è così dannatamente luminoso qui. Sto arrostendo come un pollo allo spiedo. Ah, ora che ci penso starei morendo di caldo con quella tuta spaziale. Solo un robot come me può sopportare la luce di questo piano senza sudare. In questo piano dovrete catturare un pony prima che scada il tempo. Luna, presto, dobbiamo trovare un pony. Ok, ma non ti sciogliere su di me. Rivegliamo? Non c'è nulla? No. Ma perché allora mi fa andare qui? Oh, ma cosa al diavolo? No, scordatelo. A bordo del pony non ci sono lotte. Vai, ponino. Ah, accidenti, devo lasciarlo stare quello. Ok. Ok. Perfetto. E prendiamone un altro. Ah, sono tutti quanti quelli più veloci questi. Mi sembra di sì, Tac. Non so se serve a qualcosa, però intanto lo faccio. Ecco, sì, a questo. Mannaggia alla mia mania di collezionismo. Però è bello, dai. Scialle. Puoi mettere? Ok. Aiuto. Ah, pelo pelo. Tu che sei? Niente, tu vai via. Ma dobbiamo arrivare col pony prima che scada il tempo. Non che dobbiamo catturare un pony. Ma perché catturare? Andata, per un attimo ho pensato di essere spacciato. Spacciato? Ti ricordo che sei uno yokai. Ah, giusto, non ci pensavo. Però se Gibanyan viene colpito dalle auto e si fa male, potrà avere caldo uno yokai. Beh, possiamo quindi dire che avete completato il piano onirico sole. Fuga, piano onirico sole. Incredibile. Incredibile. Bene, più o meno i livelli l'altra volta quando ho affrontato il Papa Padrino, i livelli erano questi più o meno. E avevo yokai pessimi, quindi stavolta sarà molto... Ti prego, arti antiche. Di due. Bene, un altro piano onirico è andato e ne sono molto fiero. E per fortuna che quando sei a cavallo non si combatte. 36, bene, un altro piano onirico. Ottimo, stiamo andando alla grande. Attenzione, attenzione. Qui cosa c'è invece?
con la zattera. Sapevo io. Ho detto che questi piani erano un po' una ripetizione. Piano onirico acqua, non schizzare. Un fiume gigante. Sul serio? Non mi sembra strano che ci sia un fiume all'interno di questo edificio? Deve essere un'altra di quella roba onirica creata dal Papa Padrino. Incredibile, chissà come ha fatto. In questo piano dovrete riscendere il fiume con la zattera fornita. Per completare il piano dovete raggiungere l'obiettivo alla fine del fiume. Che storia, sembra divertente. Andrea, discendere il fiume sarà un gioco da ragazzi per noi. Tutte le nostre avventure torneranno utili. Hai ragione. Divertiamoci allora. Devo ammetterlo, non sono molto ottimista. Non fartela sotto, pensa alle nostre fantastiche avventure. Agli ordini. E perché? Andrà benissimo, vero Andrea? Cos'è successo? Ha parlato da solo. Forse ha sbagliato prima? Certe volte questo gioco mi lascia proprio di stucco. Frasi sconnesse. Ma no, come ha fatto ad attaccarmi? Che hitbox c'ha quel cavolo di alligatore, coccodrillo, quello che è. Maledetto. Comunque sì, adesso posso anche rompere i tronchi nel caso mi si mettano sul cammino. Comunque sia, è uguale al fiume che abbiamo lì durante l'avventura principale. Eccoci arrivati anche con la zattera un pochino sgangherata, ma abbiamo raggiunto la fine del fiume. Quindi prova superata? Ce l'avete fatta davvero. Congratulazioni, credo. Avete completato il piano onirico acqua. Ce l'abbiamo fatta, ben fatto Andrea. Grazie. Evviva! Perfetto, 50, l'ultimo piano onirico. E poi ci sarà il Papa Padrino. Certo, c'è un altro mini boss da affrontare prima del Papa Padrino. Ah, certa gente non sa quando è il momento di arrendersi. Ok, terra. Piano onirico terra, guardate dove andate. Cosa dovrebbe rappresentare questo piano? Il Papa Pagino ha ricreato questo piano per ricordare una grotta. Per completare il piano dovete riuscire a fuggire dalla grotta. Alright, sarà una passeggiata. Non così in fretta. Nella grotta c'è poca luce e grosse rocce bloccano il passaggio. Le rocce non saranno un problema con la trivella di Andrea. E per rendere tutto più interessante c'è ancora una cosa. Dovrete fuggire prima che vi trovi o ricomincerete da capo. Perché? Cool, così è ancora più interessante, giusto Andrea? Mica tanto. Ok, quindi lui sta lì e gira. Va bene. No, pensavo che fosse uno yokai nemico. Pensavo fosse uno yokai così, che stava lì tanto per. Va bene, allora. Vediamo un po' che pattern ha. Ok, ora sta girato. Poi si gira così. Poi si gira giù e fa il furbetto. Prima che vi trovi. Beh, non è che ci sta inseguendo. Oh, ecco, questo invece sì. Beh, certo, non mi faccio fregare, di certo. Ecco, invece questi brutti musi proprio non li vorrei neanche incontrare. Però, fuggiamo, non c'è bisogno di combatterli. Ok. Sì, ho visto che faceva il giro, quindi ho detto buttiamoci. Qui c'è uno yokai nemico. Salve. Beh, stavamo lì toccando la torcia ad aspettarlo. Mi scusi? E una. E dos. E tres. E quattro. Non so come si dice. Cinco. Cinco lo so perché c'è il 5 di maio. Ma è facile. Mi stavo uscendo il cuore dal petto. Inutile negare, avete completato il piano onirico terra. Bene. Perciò siete riusciti a completare tutti e 7 i piani onirici.
Ora, come promesso, ci porterai dal Papa Pagino all'ultimo piano, giusto? Negativo, non ricordo di aver detto nulla del genere. Come, scusa? Scherzavo, non avete proprio senso dell'umorismo. No, se non fa ridere. Beh, per me era divertente. Va bene, vi accompagno all'ultimo piano. Ok, let's go. Non è educato far aspettare. Nemmeno uno come Papa Pagino. All'ultimo piano. Andiamo ad affrontare quindi l'ultimo boss prima del Papa Pagino. Questo piano tipo è sulla luna? Insomma, una torre di 555 piani non è piccola, voglio dire. Se poi veramente sono 555. Ultimo piano della torre, Papa Pagino. Non sporcate. Spero che Papa Pagino sia pronto a riceverci. Eh? La mia pietra UFO sta brillando. Ora che ci penso, non era già successo? Sì, è vero. Alla grotta del Lamentoso quando eravamo vicini all'UFO. Ma questa volta è molto più forte. Siamo su un livello totalmente diverso. Probabilmente a causa dell'UFO del Papa Pagino. Il che significa che la pietra ha davvero una connessione aliena. Ma non importa, dobbiamo sbrigarci. Molti yokai contano su di noi. Giusto. Ehi, Wyatt, hai appena detto yokai? Proprio così l'hai detto! Ha proprio detto così! E pensare che dice sempre sono alieni, non yokai. Prima di tutto non parlo così. Secondo, non avevo prove che non fossero alieni fino ad ora. Ha senso. E comunque non importa se siete yokai o alieni. Resta comunque il fatto che siete creature strane e misteriose. Io saluto vecchio Wyatt. Ora andiamo a dare a Papa Pagino un benvenuto che non scorderà. Già. Prima c'è un'ultima battaglia. Ad ogni modo, la battaglia col Papa Pagino ci sarà domani. Salve, mister chi è? Chi è? Boh. Tu! Guarda, guarda cosa ha portato con sé l'UFO. Mi stavo aspettando, mocciosi. Perciò eri in combutta col Papa Pagino, gnè? E non lo vedi? Come è vestito? Io sono Mr. Kie, il braccio destro del Papa Pagino. Abbiamo un conto sospeso col tuo capo, quindi levati dai piedi. Pensate davvero che vi lascerò passare così? In realtà, speravamo proprio di sì. Vorrà dire che ti faremo muovere noi, per il bene di tutti gli yokai. Esatto, ti abbiamo già sconfitto tante volte, questa sarà l'ultima. Avete sicuramente delle abilità letali. Ve lo concedo, non siete facili da sconfiggere. Ma sfortunatamente, io sono un tipo molto molto testardo. Ho trascorso 555 anni di solitudine in attesa del capo. Non importa cosa dovrò sopportare. Fare qualsiasi cosa per lui. Senza eccezioni. Fermerò chiunque cerchi di attaccarlo. Oh, subito le taglio? Wow! Bello davvero! Vuol dire che è subito pronto... Aspetta, facciamo le cose bene. Prima la pistola. Beh, questa sempre prima. Ah, non fa il movimento pazzerello? Bene. Beh, un po' veloce però, eh. Questo devo dirlo, è un po' veloce, signor Mr. Kieko, a lei, come vuole essere chiamato. Buono, buono. Bene ragazzi, bravi così. Ma zitto. Siamo già a metà vita, dai. Ottimo. Devo purificarli prima, sennò non se ne fa niente.
Grande super fortuna. Beh, lui non dovrebbe purificarlo, però siccome sta attaccando. Ok, perfetto, perfetto. Beh, non ti lascio fare la tua mossa finale, caro. Ed è alto. Per te è finita proprio, zio. È finita. E vai, Mister Kie, una volta per tutte se ne va. Finalmente. Dopo molte lotte se ne va anche Mister Kie. Manca davvero poco. Manca davvero poco. Davvero, davvero poco. Chi è stato? Oh, non può essere vero, non è possibile. Okay. Abbiamo sconfitto? L'abbiamo fatto. Credo proprio di sì, Andrea. E questa volta per sempre. Era ora. Perdonami, capo. Sono stato un totale fallimento. Perché eri a servizio di un tipo come il caro Papa Parino? Perché hai atteso 555 anni un tipo così cattivo da venire esilato nello spazio? È uno yokai così potente da farti pensare di meritare tanto? 555 anni sono un periodo di tempo molto lungo. Ma voi non avete conosciuto il Papa Padrino quando era giovane. Lo definite cattivo, ma non è sempre stato così. Eh? Il capo mi ha detto che un tempo era un normalissimo yokai. Ma poi quando era piccolo ha avvistato un UFO. E ha iniziato a sviluppare un forte interesse per l'ignoto. Era solo un ragazzino curioso che fantasticava sul paranormale. E dopo sono iniziati i problemi? Esatto. Nessuno gli ha creduto quando ha detto di aver visto l'UFO. Gli hanno dato le bugiardo, spezzandogli il cuore. Sì? Capisco. Ecco perché è diventato un emarginato nello Yokai World. Un emarginato? Voi potrete anche vederla così. Ai miei occhi un salvatore! Salvatore? Quando mi ha preso con sé, mi sono ripromesso di essergli fedele. Non mi importa cosa pensate voi mocciosi. Non ho rimpianti. Perciò stava solo cercando di aiutare il suo capo, Nia? Già. Ho fatto sempre tutto per aiutare il capo a realizzare il suo sogno. Volevo vedere il suo nuovo mondo con i miei occhi. Mister Kie. Certo. Sì, ma quel sogno costituisce un problema per chiunque altro. Ci dispiace, ma non possiamo permetterglielo. Colpo letale. Andate. Io non ho più energie per fermarvi. Certo. Bene, allora. Chi è stato? Capo, perdonami. Ti avrei seguito fino alla fine. Andiamo ragazzi, è il momento del gran finale col Papa Padrino. Alright, lasciatelo a me, lasciatelo a me. Non possiamo. Luna, se lo lasciassi, io vorrei anche lasciarlo a te, se potessi, ma non posso. Bene Cuccio, questo video termina qui. Domani, battaglia finale contro il Papa Padrino. E sicuramente lo sconfiggeremo, non ci sono scusanti per perdere. Bisogna solo vincere. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!